Oggi con il dottor Antonio Bagnulo di Coldiretti Asti parliamo di formazione. Formazione in agricoltura, un discorso importante perché al giorno d'oggi sempre più serve che gli agricoltori abbiano un adeguato iter formativo al fine di poter adeguare soprattutto le tecniche e le aziende ai tempi moderni. Coldiretti Asti, in collaborazione con Inipa Nord-Ovest, organizza tutta una serie di corsi che sono gratuiti per gli associati, che però non sono obbligatori, diciamo. Sono quei corsi che appunto l'imprenditore agricolo decide di realizzare proprio per poter migliorare la propria attività. Intanto il gratuito deriva dal programma di sviluppo rurale che finanzia anche questo tipo di attività formativa e quindi non finalizzata a rilascio di attestati obbligatori. Si tratta di corsi in cui cerchiamo di entrare nel merito diciamo, delle tecniche di produzione, delle tecniche di gestione, degli strumenti che servono al moderno imprenditore agricolo e per dargli come dire, uno slogan a questa attività parliamo sempre di l'imprenditore, due punti, conoscere per decidere, quindi proprio per conoscere e aggiornarsi. Chiaramente noi facciamo delle attività formative di carattere breve in termini di ore, ma molto molto mirate a quelli che sono i fabbisogni formativi delle nostre imprese, quindi entriamo veramente nel merito diciamo, di contenuti immediatamente applicabili. Abbiamo individuato alcune grandi aree di importanza, innanzitutto il settore vitivinicolo, un settore trainante, un settore che guarda anche all'esportazione, guarda a moderni strumenti di gestione. In questo senso abbiamo anche previsto corsi di lingua, soprattutto lingua inglese. Abbiamo previsto anche corsi che partono dalla tecnica di elaborazione dei vini fino al modo in cui io presento il vino ai miei clienti e ai miei interlocutori commerciali. L'altra grande chiave di lettura nel progettare questi corsi e quindi adesso nell'andarli a realizzare riguarda tutto ciò che serve per accorciare la filiera e quindi guardiamo all'azienda multifunzionale, all'agriturismo più che alla vendita diretta, a come etichettare i propri prodotti, fino ad arrivare a quella che è un'analisi benefici-costi che ad esempio per chi somministra alimenti significa analizzare i propri piatti anche dal punto di vista benefici costi, quanto costa, quanto è giusto che questo piatto costi. Nel mondo della zootecnia, ovviamente ci rivolgiamo a quello che è il settore principe per l'astigiano, che è sono gli allevatori di bovini piemontesi. Sia in termini di analisi di gestione dell'allevamento e sia come controllare e migliorare anche contribuire a un miglioramento genetico anche dei nostri animali in allevamento. Anche rispetto ai cambiamenti climatici, capire come gestire al meglio le proprie colture, il proprio frutteto per evitare anche tutti i problemi legati a questi fenomeni sempre più ricorrenti, diciamo, di carattere meteoclimatico, quindi che portano anche a problemi di dissesto al territorio. Un'attenzione importante l'abbiamo anche dedicata a quelle che sono attività che possono contribuire a un recupero del territorio. Noi abbiamo vaste sacche di aree del nostro territorio che sono semi-abbandonate, sono poco sfruttate complessivamente, quindi vogliamo proporre anche alcune iniziative sia in termini di carattere strumenti normativi che ci permettono di recuperare questo territorio così mal gestito o abbandonato, sia in termini di proposte, ad esempio in allevamento. Mi viene in mente dei corsi sull'allevamento ovicaprino che magari nell'astigiano non ha una tradizione molto, come dire, molto diffusa, però riteniamo che possa avere delle chance anche per arrivare al consumatore con dei formaggi di valore. Infine un altro settore molto importante sui corsi di formazione di questo autunno-inverno riguarda
tutto ciò che è gestione e protezione della risorsa idrica, soprattutto in termini di come accumularla e come utilizzarla al meglio, quindi fino ad arrivare alla fertirrigazione che ormai... Oltre a questi numerosissimi corsi gratuiti che vengono organizzati da Coldiretti Asti, c'è anche una serie di corsi che sono praticamente obbligatori per la maggior parte delle aziende agricole, e Coldiretti in questo senso cerca di agevolare gli imprenditori agricoli organizzando questa attività formativa. Allora, di che corsi stiamo parlando? In questo momento noi organizziamo corsi sia in materia di sicurezza, cioè corsi quindi RSVP, responsabile del servizio provinciale, corsi di primo soccorso, corsi antincendio. Soprattutto in questo momento abbiamo anche in pista e stiamo organizzando un corso sia di rilascio che di rinnovo per conducenti, guardiani addetto trasporto, animali vivi, che è previsto appunto da una normativa obbligatoria. È un corso molto interessante organizzato dai NIPA Nord Ovest sede di Asti in collaborazione con il patrocinio dell'ASDI Asti.